Radio Radicale, siamo in collegamento con Domenico Sant'Angelo che ha curato un bel volume dal titolo Quale migliore politica? Punto interrogativo. L'impegno responsabile dei cristiani e l'intelligenza generativa di Giuseppe Dossetti tra Vangelo e Storia. Il libro si avvale della postfazione di Monsignor Nunzio Galantino ed è pubblicato da Marcianum Press. Allora, Domenico Sant'Angelo, lei ha voluto ricordare una figura importante come quella di Giuseppe Dossetti, che è stata una figura fondamentale sia per la nostra Costituzione che per il cattolicesimo democratico. Allora, che cosa ha pubblicato di Don Dossetti e soprattutto che cosa ha voluto mettere in evidenza di questo personaggio politico che per molti cattolici democratici che non hanno avuto l'opportunità di conoscere direttamente resta, diciamo, una figura mitica anche perché decise di ritirarsi dalla vita politica clamorosamente nel 1951. Allora, intanto buonasera, lei la ringrazio per questa intervista. Allora, diciamo che intanto il testo appunto, che ho curato si compone di due parti che ecco, compongono un po' una via di che si integra perché da una parte ecco, cioè la prima vuole mettere in evidenza quelli che sono i lineamenti essenziali dell'impegno sociopolitico dei cristiani, quindi serve, diciamo così, a inquadrare in un certo senso anche la persona che forse o non conosce, oppure non sa, oppure ecco, diciamo, può sapere qualcosa anche dell'impegno sociopolitico ecco, dei cristiani, però forse poi non sa quelli che sono i lineamenti basilari che strutturano ecco, cosa vuol dire, cos'è la vocazione, perché poi ecco, c'è questa parola fondamentale che è al cuore sia dell'impegno del cristiano. Ma che poi ecco, ho voluto rimarcare per venire anche alla sua domanda specifica nella figura di Giuseppe Dossetti, che diciamo, ecco, secondo la mia opinione, in quanto curatore del testo, ma non solo, anche insieme agli altri autori che hanno contribuito, ci siamo resi conto appunto che era una figura un po' messa da parte, cosa che invece è assolutamente ingiusta perché sappiamo bene che Giuseppe Dossetti, sia come uomo, come, voglio dire, come padre fondatore della Costituzione, come militante della Resistenza, come educatore, fondamentalmente, guardi, io ho voluto riprendere proprio questa qualità che è un aspetto basilare della figura di Giuseppe Dossetti, cioè come educatore, perché ecco, mi sono reso conto che veramente tante generazioni di uomini, di donne e anche di cristiani, ecco, forse appunto non conoscevano e non conoscono questa figura, di un uomo che ha saputo, ecco, veramente, proprio alla base di una solida maturità interiore, perché veramente la figura di Giuseppe Dossetti è questo, cioè un uomo dalla profonda maturità interiore e spirituale, cioè ha saputo, ecco, ha saputo vivere in pienezza il senso della storia. Cosa che purtroppo ritengo forse al mondo d'oggi ecco, va recuperata, ma ripeto, non voglio ora lamentarmi della realtà o diciamo, evidenziare quegli aspetti critici ecco, della realtà in corso. Però ecco, mi permetto di dire questo, sicuramente il senso della storia che appunto lui ha saputo comprendere e ha saputo comprenderlo proprio alla luce di una fede forte, matura, responsabile. Quindi per questo a quei cristiani, ma più in generale a tutti quegli uomini e quelle donne con cui lui è stato in dialogo, perché se mi posso permettere, da qui poi altre anche il collegamento con il titolo, no, del libro, Quale migliore politica? Credo che proprio possa essere di aiuto nel senso più laico possibile del termine, cioè più aperto possibile del termine, come del resto Papa Francesco fa nell'enciclica Fratelli Tutti, dove al capitolo quinto, appunto, come sappiamo, tratta proprio di quale migliore politica ed è un'indicazione veramente molto aperta come Papa Francesco, ma non solo lui, ovviamente, come la concezione cristiana, ecco, sa essere quando è rettamente interpretata, rettamente letta e non solo, diciamo così, colta per quegli aspetti che possono risultare più favorevoli, più piacevoli, ma invece, ecco, letta nella sua profondità.
Aspetta, vuole dire qualcosa sul suo apporto alla Costituzione? Allora, Dossetti era profondamente convinto che la nostra Costituzione, che poi venne approvata nel 1947, avrebbe dovuto essere radicalmente diversa dalle precedenti Costituzioni. Allora, in cosa riuscì a, diciamo, il suo impegno, di cristiano in politica riuscì a imporre nella carta costituzionale che traccia ha lasciato? Allora, guardi, intanto il messaggio, ecco, sulla Costituzione, di Giuseppe Dossetti è veramente quello di pensare ad un testo base, come appunto la Costituzione, che potesse veramente rappresentare il riferimento per un patto di convivenza, cioè per un patto di convivenza. Ecco, e qui anche la fecondità per l'oggi, se mi posso permettere, visto che oggi è quel patto collettivo, quel patto comune che tutti, ecco, tutti, o almeno voglio dire tutti coloro che hanno una coscienza vigile, viva, attiva, ecco, desiderano da porre a fondamento di una casa comune, quindi quel patto di convivenza che potesse avere dei valori universali, veramente dei valori universali, quindi la Costituzione come un patrimonio di valori universali. Se mi posso permettere, su questo c'è un aneddoto che anche nel testo uno degli autori ha voluto raccogliere. Ed è il dialogo contro gli atti, il dialogo contro gli atti di Giuseppe Dossetti, proprio su cosa porre alla base della Costituzione. E alla base della Costituzione sappiamo che c'è l'articolo 1 della Costituzione, dove appunto, insomma, c'è un dialogo dove appunto si dice che, insomma, praticamente Togliatti avesse chiesto a Dossetti di fare lui una proposta, e appunto Dossetti gli risponde: io propongo di scrivere che la Repubblica Italiana si costruisce sul diritto al lavoro, diritto al lavoro. Quindi da lì è venuta poi appunto l'idea geniale di porre alla base proprio appunto l'impostazione di che cosa fonda, ecco, la Costituzione. E lì poi appunto, sempre continuando il dialogo tra Togliatti e Dossetti, appunto Togliatti gli dice, ma lei dice questo per compiacere le mie posizioni? E invece Dossetti gli dice no, per compiacere le mie, perché lui dice il tema del lavoro è ciò che dà dignità, il tema del lavoro è ciò che dà dignità. E anche su questo mi permetto di riferirci all'oggi, voglio dire, all'oggi della storia, come anche appunto sempre nel capitolo quinto di Fratelli Tutti, Papa Francesco continua a porre ecco, l'accento sul tema del lavoro, cioè il lavoro che dà dignità. Senza lavoro non c'è dignità, cioè la persona non è veramente persona, la persona non è persona. E questo è veramente forse il male più grande che si può fare ad un uomo o a una donna, quello di non essere persona, perché non si è in condizione di poter apportare il proprio contributo alla vita, alla realtà attraverso il lavoro. E quindi, allora, ecco, per ritornare poi alla Costituzione, quindi patrimonio di valori, ecco, e quindi, cioè, su questo, ecco, mi piace riportare questo dialogo, ecco, questa amicizia, possiamo dire, l'amicizia politica tra Dossetti e Togliatti. Ora poi, al di là delle accuse, perché poi voglio dire, sappiamo bene anche che appunto Dossetti fu accusato, ma ingiustamente, appunto di cattocomunismo, accusato di statalismo, insomma, accusato di immobilismo, accusato di essere un teorico, e invece non è così. Infatti, Sì. poi la prova più grande del suo non essere teorico fu quando, appunto, anche se a malincuore, sappiamo, a malincuore poi, appunto, insomma, ecco, decise anche di candidarsi alle elezioni comunali di Bologna, poi al di là dell'esito. Però, per dire, è stato un uomo veramente che ha saputo unire insieme, ecco, voglio dire, l'idea, le idee, i valori e la loro pratica concreta nella vita. Senta, lui ebbe un rapporto molto difficile con De Gasperi in relazione proprio all'adesione italiana all'Alleanza Atlantica. Allora, noi vedendo quello che sta succedendo oggi nel mondo, possiamo trarre un insegnamento dalla puntigliosità di Don Dossetti nell'affrontare quel momento particolare e soprattutto come dobbiamo leggere la rottura con De Gasperi col senno di poi.
Guardi, allora sicuramente intanto sono due figure molto diverse, appunto per età, per formazione, per esperienze, per visioni, per ruolo, quindi ci mancherebbe altro, cioè voglio dire questo nessuno lo nega, però ecco anche su questo voglio dire, ecco nel testo siamo riusciti a evidenziare anche il fatto che tra di loro comunque c'era grande attenzione l'un l'altro, ecco senza dimenticare anche gli incarichi che ovviamente li hanno visti insieme. C'era tanta stima comunque tra di loro, quindi voglio dire non vediamo ecco solamente ciò che poteva allontanarli e anzi appunto forse proprio la lontananza che in diversi momenti anche sul discorso del patto atlantico eccetera, però in realtà era sempre mosso appunto da un'idea di fondo, cioè quale potesse essere veramente il miglior bene, ecco il miglior bene poi anche se declinato diversamente. Appunto secondo le due visioni che restano ovviamente due grandi visioni distinte che però ecco se mi posso permettere vanno sapute cogliere anche insieme insomma. Senta, dunque le volevo chiedere questo. Allora, noi abbiamo conosciuto tra gli anni 40 e gli anni 50 due figure politiche della Democrazia Cristiana, allora Don Dossetti che è stato ordinato sacerdote alla fine negli anni 50 abbandonando definitivamente la vita politica, e quella di Don Sturzo che è morto alla fine degli anni 50 che ha vestito l'abito talare da politico. Allora se lei dovesse tracciare una differenza tra questi due personaggi, quale differenza traccerebbe considerando il loro impegno comune nella fede? Guardi, allora, sicuramente sono due figure anche qui profetiche e riformatrici entrambe, insomma riformatrici entrambe, sia perché appunto Don Sturzo sappiamo come fondatore del Partito Popolare seppe essere anche lui ecco all'avanguardia di un'idea, di un'iniziativa, di una ecco di una volontà che sicuramente è venuta anche prima e forse in un certo senso ha anche contribuito a educare poi la maturazione di Giuseppe Dossetti, perché appunto la fondazione del Partito Popolare sappiamo è anche previa poi a quello che sarà poi l'impegno di Giuseppe Dossetti che verrà anche successivamente. Poi al di là poi della seconda fase, no? Come sappiamo poi nella figura di Luigi Sturzo ci sono varie fasi della sua vita, però ecco io credo che anche qui sappiamo leggere ognuno di loro nella propria unicità di contributo e se riuscissimo anche qui a essere ognuno di noi attenti allo specifico di ognuna di queste figure, sapendole collegare per esempio anche alle altre figure che ci sono state nel cattolicesimo, come per esempio anche la Pira, non dimentichiamoci il sindaco santo di Firenze o altre figure, possono essere di stimolo per noi oggi, in un senso veramente ora sia aperto al contributo della fede, ma anche in un senso veramente più aperto al mondo e a tutto il mondo che oggi voglio dire ci circonda e ci chiede un contributo ecco basilare, ma ecco dove ognuno possa essere quello che è. Quindi io credo la cosa bella di queste figure a cui anche lei sta facendo riferimento con questi nomi che sono sicuramente figure di risalto, però io credo se sappiamo metterle insieme ognuno nella propria specificità possono veramente aiutarci insieme anche a essere ognuno di noi quello che siamo chiamati a essere, perché ognuno di noi siamo chiamati a essere ciò che portiamo nel profondo del nostro cuore, come continua a dirci ecco anche Papa Francesco e tutto il contributo dell'impegno cristiano a livello sociopolitico. Senta, lei ritiene che la figura di Dossetti sia stata fondamentale per la nascita dell'ulivismo nel nostro paese? È stata una figura di riferimento per una stagione che forse politicamente è finita troppo presto? Guardi, allora, anche qui allora, di sicuro tanti di coloro che voglio dire poi si sono impegnati ecco, nel Partito Democratico per intenderci, voglio dire sicuramente si sono riferiti a Giuseppe Dossetti e alcuni di loro continuano ancora oggi a riferirsi alla figura di Giuseppe Dossetti. Ecco, quindi credo che se anche all'interno del Partito Democratico e ci sono, ripeto, figure di politici che si richiamano alla figura di Dossetti o comunque impegnati anche politicamente, ora non credo forse sia il caso di fare dei nomi, però ecco, ritengo che sicuramente c'è stato
ecco, un impegno da parte di queste persone attraverso anche il contributo, che hanno saputo leggere sicuramente il contributo di Giuseppe Dossetti, quello che è stato, quello che ha voluto essere e soprattutto questo suo grande impegno a favore della Costituzione. Quindi qui mi riallaccio a quello che alla sua prima domanda proprio relativa, alla sua seconda domanda relativa alla Costituzione, perché non dimentichiamoci che Giuseppe Dossetti, che era già monaco, quindi già, voglio dire, si era ritirato dalla politica, eppure però poi nei primi anni 90, tra il 93 e il 94, ha saputo riprendere in mano proprio la difesa della Costituzione, quando, appunto, non ci dimentichiamo, la Costituzione rischiava poi di essere anche modificata, per non dire trasformata, in alcuni dei suoi elementi principali, ecco, e lì Giuseppe Dossetti ha saputo, ecco, ritornare, cioè per dire poi di quando uno, no, ha a cuore degli elementi importanti, dei capisaldi fondamentali, quindi come in questo caso della legge fondamentale dello Stato, ma per evitare che potesse essere travolta nel suo impianto basilare. E su questo tanti giovani, sicuramente poi coloro che si sono impegnati anche sia nell'ulivismo ma anche nel Partito Democratico stesso, hanno ecco, veramente saputo cogliere in quell'impegno, in quel ritornare sulla scena, ecco, pensando che appunto lui ormai era fuori dalla scena, invece ha saputo tornare in scena per richiamare a un impegno di coscienza, cioè questo è basilare. E io credo che questo, ecco, possa essere di stimolo a tanti che anche oggi vogliono vedere in figure politiche quella generosità, quella creatività, quella iniziativa, ecco, quell'iniziativa che non viene mai meno, quindi anche a 80 anni, voglio dire, no, come era l'età anche del monaco Dossetti, sanno ritornare in scena per liberare anche possibili, voglio dire, visioni distorte, e insieme costruire ciò che, o comunque mettere dei semi, ecco, seminare, come ha fatto continuamente Dossetti. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per aver parlato di questo bel volume che lei ha curato, dal titolo Quale migliore politica? L'impegno responsabile dei cristiani e l'intelligenza generativa di Giuseppe Dossetti tra Vangelo e storia, a cura di Domenico Sant'Angelo, che si avvale della postfazione di Monsignor Nunzio Galantino, edito da Marcianum Press. Ringrazio il curatore Domenico Sant'Angelo, grazie. Grazie a lei, buon lavoro.